Io non so se essere contento di questa vittoria o essere incazzato perché potrà pure vincere con più gol. Perché comunque l'Atletico l'ha fatto un cazzo. È andata a Milano per il pareggio, per giocarsi il pareggio e giocare tutto al Vanda Metropolitano. Ma quanti gol mangiati, ragazzi! Cioè, non si può che su 18 tiri te ne entra uno. E comunque sono stati tiri anche pericolosi nel secondo tempo. Hai Nautic, grande, hai sediato, sono contento per l'uomo, per te, e così magari ti svegli, ma due gol baggiati, caro Nautic, no, cioè, non va bene, se vuoi qua li paghi, in una competizione del genere questi gol li paghi, perché hai ritorno sarà una bolgia, la Vanda Metropolitana, sono sicuro al 110%. La centrocampo oggi malissimo, a parte Barella che è caduto nel secondo tempo, Shadow con le Mkhitaryan, male, male, male. De Frey mostruoso, De Frey veramente mostruoso insieme a Pavard, ma anche Bastoni ha fatto la sua sporca figura. Ma ragazzi, cioè io sono contento perché comunque la vittoria è sempre una vittoria, ma quei gol baggiati, no. Bisogna essere più cattivi sotto porta, soprattutto in Champions, ma anche nel primo tempo, con Lautaro che davanti alla porta sbaglia tirando in ritardo. E lui è clamoroso da parte di uno che ha fatto 20 gol in campionato. Ma comunque ci sta. Ci sta per Lautaro comunque, ragazzi. Cioè, sta tirando la carretta fino adesso, insieme a Thuram. Ha lottato solo il pallone anche oggi. Lautaro ha fatto una partita meravigliosa. È stato Dumfries ha cambiato la partita. Dobbiamo dirlo questa cosa, che Dumfries ha cambiato la partita. Ha dato più grinta e più potenza lì sulla fascia destra. Ennesimo clean sheet, non so quanti clean sheet siamo, tipo una 18, 17 su di lì. Comunque sono contento, dai. Come sei contenti, ci giochiamo tutto al Vanda Metropolitano che, ripeto, sarà una bolgia, sarà una bolgia. Dai, è questa andata. Thuram 8, io spero che non sia nulla di grave perché se prendiamo Thuram è finita. Lo dico qua, è finita senza Thuram. Magari andavi con questo qua, si è svegliato, si è ripreso, e ha più fiducia, non si sa. Sei forzato.